Benvenuti a Malpensa 24 Web TV. Siamo qui con Sara Leoni, che è la presidente del Comitato Commercianti Centro di Busto Arsizio dallo scorso mese di gennaio e che ci presenterà in particolare la grande iniziativa in programma giovedì 27 giugno, la Notte Bianca in centro Busto Arsizio. Un grande evento che lancerà di fatto i giovedì sera dello shopping in centro a Busto e che Sara ci racconterà brevemente cosa dobbiamo aspettarci in questa serata di iniziative in città. Grazie mille Andrea, buongiorno a tutti. Sì, 27 di giugno ci sarà la Notte Bianca a Busto Arsizio, quindi una serata di gran movimento, di festa, musica, balli e tanto shopping. Come dicevi tu, di fatto è il primo giovedì, tra virgolette, dei famosi giovedì sera in centro, perché appunto purtroppo il meteo non è stato molto favorevole, un po' in generale in tutta la stagione, anche nel mese di giugno. Settimana scorsa poi c'è stata anche la partita dell'Italia, quindi diciamo che con i dovuti scongiuri, col meteo favorevole che è previsto per la notte del 27, dovrebbe iniziare veramente il periodo dei giovedì sera aperti, quindi con shopping e divertimento. Per la notte bianca abbiamo previsto tantissime attività in ogni dove del centro cittadino, della parte della ZTL e non solo, perché pedonalizzeremo anche parzialmente Piazza Trento, ci saranno concerti, musica dal vivo, DJ set, attività per i bambini, mercatini degli hobbisti, quindi anche un piccolo assaggio, diciamo, di sapore di estate. E poi ci sarà in Piazza Santa Maria il DJ set più importante con DJ Mitch, Davide De Marinis di Radio 105. Quindi sarà una bellissima serata e nottata di musica. È la prima volta che a Busto si fa la Notte Bianca. Come mai questa scelta proprio adesso, proprio in questa annata per lanciare Busto Estate? Abbiamo scelto, ecco, di chiudere così la patronale dando insomma uno sprint un po' particolare, un po' forte, un po' come si usa, diciamo, nelle città sicuramente turistiche. Busto ha tanto da dire e ha tanto da dare. A volte noi non siamo mai profeti in patria, a Busto siamo sempre molto molto critici. Mentre invece dovremmo cominciare a guardare veramente la bellezza e la potenzialità della nostra città, che si sta anche trasformando dal punto di vista fisico piano piano. Abbiamo tantissime persone, clienti, come noi commercianti, che vengono da fuori Busto e tutti quelli che vengono a Busto ci dicono quanto è bella Busto Arsizio, che bel centro che avete. Quindi perché non crederci anche noi bustocchi? E quindi cominciamo con una bella festa, cominciamo a crederci un po' di più anche noi. Come ha detto, è un po' il vero e proprio lancio dei giovedì sera dello shopping, una tradizione ormai consolidata a Busto Arsizio da tanti anni. Com'è il clima all'interno del settore del commercio? C'è aspettativa positiva nei confronti di quest'estate un po' pazza dal punto di vista del meteo, ma com'è dal punto di vista invece degli acquisti e dello shopping? Certo, sicuramente il commercio post pandemia e anche recentemente nell'ultimo anno sicuramente è stato in sofferenza, tutti i dati, comunque le statistiche lo dicono, anche le stesse statistiche di Confcommercio, quindi sicuramente non sono stati e non sono anni facili. Tuttavia a Busto abbiamo il maggior numero di negozi storici del distretto del commercio, abbiamo il distretto urbano del commercio tra i più consolidati e storici della regione Lombardia e i commercianti comunque hanno una resilienza enorme anche nella nostra città. Nonostante le difficoltà continuano a crederci, vogliono investire sempre nella loro attività e quindi diamogli una mano con attività, con intrattenimenti per far sì che le persone e le famiglie possano venire nel nostro centro. Una delle, diciamo, novità che si sta prefigurando per il centro di Busto è in particolare questa nuova pedonalizzazione che è in corso, di cui sono in corso i lavori in via Cavallotti e in via Bramante,
Voi come Comitato dei Commercianti cosa vi aspettate da questa novità? Anche perché sappiamo benissimo sono sempre un po' controverse queste iniziative di chiusura delle strade. Assolutamente, noi come Comitato Commercianti infatti abbiamo voluto essere presente e sederci con l'amministrazione, quindi ai tavoli decisionali. Abbiamo aperto e organizzato proprio delle riunioni con i commercianti coinvolti nell'area del cantiere per capire le esigenze, capire quali sono le criticità, quali possono essere anche le proposte che vengono proprio da chi vive quelle zone tutti i giorni e ne conosce potenzialità e criticità. Quindi siamo stati appunto ai tavoli di decisione. Sicuramente ci sono tanti lavori da fare, specialmente per quanto riguarda l'accoglienza dei parcheggi, perché è un po' sempre il tallone d'Achille, come in tutte le città, ecco, la possibilità di parcheggiare. Però se e quando verranno ultimati completamente i lavori, sicuramente tutta la nuova parte di Cavallotti e Bramante sarà un salotto meraviglioso che ci accompagnerà nella piazza del bellissimo santuario di Santa Maria. A proposito di chiusure di strade, non possiamo non chiedere a Sara Leoni una parola su quello che è successo sabato scorso. C'è stato un po' di polemica in città per l'evento dell'end bike che è stato un grande spettacolo di sport, ma che ha creato qualche difficoltà soprattutto ai commercianti del centro, vista la chiusura di una ampia parte del centro città. Come l'hanno vissuta i suoi colleghi questa giornata di sabato scorso? Sì, la criticità non è stata tanto la manifestazione in sé, che anzi i commercianti assolutamente sostengono e rispettano al massimo la manifestazione sportiva. È stata più che altro la mancanza di comunicazione che si sarebbe tenuta la manifestazione con chiusura praticamente totale dell'accessibilità carrai al centro. Ecco, abbiamo avuto notizia di questa cosa praticamente a 48 ore dall'evento. E ha messo sicuramente in difficoltà un attimo le aperture piuttosto che l'affluenza. Comunque siamo già preposti a un colloquio con l'amministrazione appunto per chiedere massima comunicazione e coinvolgimento per tutte quelle che saranno anche in futuro, per tutti gli assessorati, le attività che verranno svolte in centro, sia per sostenerle e pubblicizzarle e anche poi per prepararsi ad eventuali chiusure parziali o meno di quelle che possono essere ovviamente gli accessi carrai alla città. Quindi l'appuntamento a questo punto lo diamo ufficialmente alla Notte Bianca, sperando, guardando il cielo, che sia clemente giovedì 27, da che ora a che ora più o meno e quanti saranno i negozi aperti? Allora, la serata ufficialmente inizia alle 21, però c'è da dire che anche già alcuni DJ set partiranno alle 19. Infatti in Piazza Santa Maria ci saranno le giovani promesse della musica dance che si sfideranno alla console, piuttosto che anche in altre piazze ci saranno già i mercatini operativi e poi tutta la musica e gli intrattenimenti veri e propri partiranno dalle 21. Praticamente tutti i negozi o quasi saranno aperti, fatto salvo gli alimentari e qualche altra attività. Per il resto negozi di abbigliamento, calzature, accessori, piuttosto che oggettistica, eccetera, saranno sicuramente tutti aperti, così come i pubblici esercizi ovviamente. Quindi tutti a fare shopping e a divertirsi a Busto Arsizio. Ringraziamo Sara Leoni, Presidente del Comitato Commercianti Centro di Busto Arsizio. Grazie a voi. E auguriamo a tutti una buona giornata dagli schermi di Malpensa 24 Web TV.